Oggi vi porto a fare il vino, subito dopo la sigla. Bentrovati, oggi ci troviamo con l'amico Aurelio, che già conoscete nel nostro canale, in una veste nuova. Ieri mi ha chiamato, ha detto: Francesco, vieni che dobbiamo fare il vino. Non potevo venire, ha iniziato lui a fare la prima fase, da oggi iniziamo a vedere le altre fasi per procedere a fare la vinificazione. Allora Aurelio, spiegaci un po' che cosa hai fatto ieri in mia assenza e che cosa faremo, che cosa andremo a vedere e che cos'è questo. Grazie sempre a Francesco per esserci venuto a trovare e per vedere questo nuovo esperimento che stiamo facendo. Quindi abbiamo provato a fare il vino nella maniera proprio più casereccia e tradizionale possibile. Ieri, quando Francesco non c'era, abbiamo raccolto il nostro Montepulciano, che abbiamo aspettato proprio per arrivare alla maturazione che piaceva a noi. Infatti ha dato un grado zuccherino molto alto, e abbiamo cercato di farlo sia con quest'uva molto zuccherina sia con il rosso, perché tra virgolette è il vino meno delicato di tutti quanti, quindi molto più facile da vinificare con un sistema tradizionale senza aggiunta di metabisolfiti o altri agenti chimici. Ieri, in assenza di Francesco, che manca sempre quando c'è proprio il lavoro sporco, abbiamo raccolto l'uva, siamo venuti qui in azienda agricola e abbiamo creato la vinaccia. Quindi abbiamo dato con un vecchio macchinario che avevamo già da tantissimi anni la vinaccia, che abbiamo lasciato poi a riposare in questa tina grande. Scusami se ti interrompo, ovviamente le immagini che state vedendo sono state realizzate da Aurelio nella fase di preparazione, e quindi adesso ringraziamo Aurelio intanto che ci ha fatto vedere come abbiamo raccolto l'uva e come abbiamo fatto questa prima lavorazione. Dopo aver lavato l'uva e cercato di deraspizzarla a mano, quindi togliere i raspi, perché alcuni li lasciano, alcuni li tolgono, noi per farli tenere contenti tutti abbiamo fatto una via di mezzo, ne abbiamo tolti quelli più grandi, ne abbiamo lasciati qualcuno, perché comunque aiutano poi anche il processo di fermentazione e danno comunque anche un sapore più deciso al vino. Dopo aver fatto questa operazione, il mosto inizia a scendere, il liquido, e gli acini e tutto il resto sale su, creano come un cappello e inizia una prima fase di fermentazione già del mosto, che varia, alcuni lo fanno dalle 24 alle 48 ore. Noi l'abbiamo iniziato a fare ieri a mezzogiorno, diciamo, avevamo completato tutto, quindi non siamo neanche nelle 24 ore. E ogni tanto, ogni 4 ore, tornavamo in campagna per abbassare gli acini dell'uva nel mosto. Abbassiamo gli acini per tenerli sempre bagnati e non farli seccare. Ecco, se vedete già sotto c'è del mosto una prima fermentazione che è avvenuta questa notte e questa mattina. Questo è quello che abbiamo fatto ogni 4 ore fino ad oggi, dove adesso prenderemo la nostra vinaccia e con un torchio tradizionale la pigeremo nuovamente e faremo uscire altro mosto per fare il nostro Montepulciano in maniera naturale. Quindi Aurelio, adesso la seconda parte, ci dobbiamo trasferire in un altro luogo. Sì, raccoglieremo la vinaccia nelle nostre ceste e la metteremo nel nostro torchio per procedere alla seconda fase. Allora, questa volta ti sorprendo, sarò presente al lavoro sporco. Allora facciamo pompare lui per abbassare forse, il torchio. È troppo faticoso. Ci spostiamo dall'altra parte. Allora, dopo questa fase, quindi dopo averlo lasciato a fermentare per 24 ore e averli pigiati nel mosto ogni tanto per rimanere sempre gli acini umidi, li abbiamo presi e li abbiamo portati vicino al nostro vecchio torchio, che è questo. Tutti quanti conosciamo sicuramente, l'abbiamo visto sicuramente qualche volta. Allora, dopo averlo montato e averlo chiuso, un passaggio importante è controllare che sia centrato perfettamente, quindi che il coperchio sia libero per poter poi dopo pigiare l'uva. In questo caso, eccoci qua, ci siamo, l'abbiamo centrato bene. Dopo aver fatto questa operazione, iniziamo a prendere la nostra vinaccia e a riempire il nostro torchio. Ora andiamo, ecco, già inizia a uscire un po'. We'll be right back.
Ora, dopo aver riempito il nostro torchio, procediamo a metterci i nostri coperchi. E dopo procediamo alla creazione di un castelletto che serve per dare più pressione al torchio. Cerchiamo di metterli paralleli, vicini ma non che tocchino. E avvitiamo. Eccoci qua, quando inizia a vedere che va in tensione ci fermiamo. Qui ci dovrebbe essere un altro pezzo in realtà rotondo che serve proprio per alla stessa forma, però noi l'abbiamo perso, quindi facciamo di necessità virtù. Cerchiamo di stare solo un po' più attenti con la speranza che regga. Noi già l'abbiamo impostato, comunque cambiando i cavistelli con questo senso qui che vedete abbassa, invertendoli rialzeremo tutto. Ora vediamo se dopo tanti anni questo torchio fa ancora il suo lavoro. Qui se c'era una mano di Francesco che manteneva il torchio era meglio, almeno all'inizio. Metto l'impressione. Adesso dobbiamo cercare di arrivare di pigiarlo. Siccome noi facciamo questo vino che per noi non faremo una pigiatura molto molto forte, cercheremo di mantenerci il minimo indispensabile per non sprecare nulla, ma per bere tra virgolette il fiore dell'uva che stiamo pigiando. Allora Aurelio, abbiamo visto tutto il processo, anzi parte iniziale del processo sì. Di vinificazione. Magari vatti a fare il vino, sai che poi comporterà tantissimi altri passaggi che poi cercheremo sempre di documentare. Bravissimo, quello ti volevo dire, perché sia io che i nostri spettatori, telespettatori, ovviamente vogliamo vedere tutti i passaggi fino all'imbottigliamento del vino. E io sono sicuro che all'imbottigliamento Francesco sarà lì a darci una mano sicuro. Quando ad assaggiare, più ad assaggiare, giusto? Scherzato, Aurelio, meno male che c'è Francesco che ci dà sempre spazio. Meno male che ci sei tu che ci fai vedere tante cose. Allora Aurelio, ti ringrazio. Io ringrazio sempre te perché sei speciale e disponibile sempre in questi momenti. Sei tu che ci fai vedere tantissime cose. Allora, noi siamo sempre disponibili. Quando ti vengono le idee, possibilmente non il giorno prima. Non il giorno prima, cercavo di avvisarvi prima. Ok, allora ti ringrazio. Vi ricordo di seguirmi sui miei canali social, Facebook, YouTube e Instagram e anche quelli di Aurelio. Oro Gargano. Allora, sia Facebook che Instagram. Allora, mi raccomando, condividete. Ciao, alla prossima. Ciao, arrivederci.